Ciao a tutti, bentornati sul canale di Filo Stitch. Oggi andiamo a fare un nuovo astuccio. Vediamo insieme di che cosa abbiamo bisogno. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di una cerniera che ci servirà ovviamente per la chiusura. Ci serviranno due pezzettini di stoffa 10x10, quindi 10x10, con la stessa stoffa per l'esterno. Poi ci serviranno altri due pezzi di stoffa lunghi 20x30 centimetri, quindi 20x30, due pezzi di flisellina 20x30, anche questi, sempre due, e infine due pezzi di stoffa per l'interno dell'astuccio, anche questi 20x30. Benissimo, cominciamo quindi con assemblare l'astuccio. Per prima cosa andremo a fare due tag per quanto riguarda l'astuccio. Innanzitutto ci serve l'asse da stiro e il nostro ferro da stiro. Quindi, per prima cosa andiamo a stirare questi due pezzi di stoffa 10x10 perché dovremo poi utilizzarli come tag. Io li chiamo tag, che sono praticamente quelle linguette esterne all'astuccio. Quindi le stiriamo, le pieghiamo a metà, in entrambi i casi le pieghiamo a metà. Poi, una volta piegate a metà, le ripieghiamo su se stesse, ancora a metà, in questo modo. Così, ferro, così, ferro, e poi in questa maniera. E voilà, le fermiamo magari con due pinzettine in modo che rimangano ben ferme. E poi andremo a cucirle. Fare questi li mettiamo al momento da parte. Poi, visto che abbiamo già il ferro da stiro pronto, prendiamo la base, la stoffa, quella che utilizzeremo come esterno. La giriamo sul rovescio. Prendiamo la flisellina. Allora, vedete, la flisellina si presenta in due modi, da una parte morbida e dall'altra un pochino lucida o rugosa, ed è la parte dove è stata posizionata la colla. La stendiamo per bene, la sovrapponiamo per bene e poi ci passiamo con il ferro da stiro, attenzione però senza l'uso del vapore. Per sicurezza io utilizzo anche un altro pezzo di stoffa in modo che così non si rovini la flisellina. Quindi si posiziona e si tampona sopra, non si va a stirare, eh? Cioè non si passa come se si stesse stirando, ma si sovrappone qualche secondo e poi si sposta, perché ovviamente deve rimanere attaccata. In questa maniera. Passateci sopra, rimanete fermi qualche secondo in modo che la colla si sciolga e aderisca bene al pezzo di stoffa. Farò la cosa per entrambi i pezzi di stoffa e ci vediamo quando ho finito. Eccoci qua, abbiamo stirato i due, la flisellina sopra il pezzo di stoffa. E quindi siamo pronti per continuare. Allora, per prima cosa dobbiamo sovrapporre i pezzi di stoffa, quindi 1, 2, posizioniamoli per bene, ok, e andiamo a fermarli con delle spillette. Che tanto comunque ci serve solo per il posizionamento, perché poi andremo a ritagliare gli angoli del nostro astuccetto. Quindi mettiamo le pinzette e adesso vediamo come procedere. Io ho preparato su un cartoncino una sagoma quadrata di 4x4. Lo faccio vedere
un po' più da vicino, ok. Una sagoma, come vedete, 4x4. Questa sagoma mi serve, che andrà posizionata su tutti e quattro gli angoli dell'astuccio e poi ritagliati. Quindi io prendo la sagoma 4x4, la segno sulla stoffa. Dopo aver riportato la sagoma dei quattro angoli, andrà tagliata. Per questo che ho unito insieme le due stoffe in modo da procedere con il taglio. E dovremo ripetere la stessa cosa anche sulla parte della fodera interna. Eccoci qua, e abbiamo tagliato tutte e due le stoffe in questa maniera. Adesso dobbiamo andare ad attaccare la cerniera. Quindi togliamo pure le mollettine che tanto non ci servono. E posizioniamo la cerniera. Allora, innanzitutto cominciamo con la parte che andrà all'esterno col dritto rivolto verso l'alto. Poi la cerniera, la parte col cursore, ok, andrà rivolta verso la stoffa e quindi la punzoniamo. La fermiamo. 1 e 1 2. E poi il dritto della parte interna andrà posizionato qui. Quindi spigliamo o fermiamo con le pinzette, come siamo più comodi, e poi andiamo a macchina a cucire la cerniera. Ok, quindi io tolgo le mollettine, che mi trovo meglio quando passo la cerniera con gli spilli. Ok, anche qui per attaccare la cerniera servirà il piedino, quello per cerniere. Vado ad a cucire questo pezzo di cerniera, questo pezzo di stoffa con la cerniera, e ci vediamo una volta che ho cucito il tutto. Ok, abbiamo cucito la cerniera, togliamo i fili in eccesso. Ok, e la cerniera, la prima parte è stata cucita e come vedete si chiude. A questo punto giriamo bene la stoffa e la tiriamo ben bene, ok, in modo che stia bene. Ok. Facciamo una cucitura di ribattitura e andiamo a fare una cucitura di ribattitura lungo tutta la cerniera, quindi lungo tutta la cerniera, ok? Ci vediamo tra poco. Ed ecco qua la cucitura di ribattitura. Purtroppo sul nero non si vede granché, però vi assicuro che c'è. Ok? A questo punto dobbiamo attaccare l'altra parte della stoffa, quindi dritto davanti a noi, cerniera, il cursore sul dritto va posizionato qui, ok? E poi dritto della fodera sopra la fodera, ok? E a questo punto fermiamo sempre, prima io fermo con le pinzette che mi trovo più comoda. Metto gli spilli e vado in cucitura in macchina e ci vediamo dopo. Ok, ho attaccato la cerniera.
attaccata dietro con la ribattitura. Qui forse si vede un po' meglio la ribattitura. A questo punto dobbiamo unire i due pezzi, quindi la stoffa interna cucita insieme alla stoffa interna, la stoffa esterna con quella esterna. Allora, semplicemente si fanno combaciare i lati dell'astuccio e quindi procederemo con questa cucitura. Una qui, una qui, una qui, e la stessa cosa qui, qui, e qui invece lasceremo un pezzo perché poi il lavoro andrà ribaltato. Prima cosa importante, quando andiamo a cucire, apriamo la cerniera dell'astuccio perché sennò poi non riusciremo più a voltarlo. Quindi a questo punto facciamo combaciare i vari lati, li spilliamo. Allora, questa parte, come vi dicevo poco fa, segniamo un pezzo, facciamo 7-8 centimetri, insomma qualcosa che ci permetta di girare senza fatica. Io segno 8 centimetri e in questi 8 centimetri non andremo a cucire, quindi cuciremo questa parte e cuciremo quest'altra parte. Ok, abbiamo eseguito tutte le cuciture, quindi tutte le cuciture sono state eseguite, è stato lasciato aperto questo pezzetto come potete vedere. Ok, allora a questo punto dobbiamo fare un altro passaggio fondamentale, dobbiamo andare a stirare le cuciture che abbiamo appena fatto aperte. Dopo aver allargato le cuciture, dobbiamo procedere con queste altre cuciture. Dobbiamo innanzitutto allargare bene questo pezzo, ok, per andare a cucire gli angoli che prima abbiamo tagliato. Quindi apriamo bene, facciamo combaciare, vedete, questa cucitura con questa cucitura. Vediamo se ve lo avvicino così vedete un pochino meglio. Allora, facciamo combaciare, vedete, la cucitura qui con questa cucitura. Quindi devono combaciare e le fermiamo o con uno spillo o con la mollettina, come siete più comodi. Quindi adesso vado a cucire questi due e poi ci rivediamo a cuciture fatte. Ecco qua, quindi tutti i quattro i lati sono stati cuciti. E qui, vi ricordate, abbiamo l'apertura per poi girare. Però vi ricordate che avevamo fatto questi per come linguette, quindi andrà inserita nella parte esterna, quindi la inseriamo così, così, e chiudiamo, e poi va chiusa con questo, così rimane tutto cucito insieme. Ok, e lo fermiamo con le mollettine perché è tanta stoffa messa insieme. Quindi comunque la fermiamo con le mollettine, ok? Qua lo sistemiamo bene e lo fermiamo con le mollettine. Ok. La stessa cosa facciamo di qua, quindi prendiamo quest'altro, lo inseriamo qui dentro, è parecchia stoffa, quindi si può fare comunque con il piedino normale, quello assolutamente, potrebbe fare un po' più di fatica, però voilà. E andiamo a cucire
queste due parti, ok? In modo che comunque la stoffa poi rimane bella salda e le due parti rimangono salde. Quindi a questo punto facciamo questa cucitura e questa cucitura. Poi giriamo il lavoro e praticamente abbiamo finito il nostro astuccio. Sto dicendo, allora, la stoffa è parecchia, quindi possiamo provare a cucirla con il piedino normale o altrimenti, se avete il piedino doppio trasporto, può essere utilizzato quello, perché il doppio trasporto serve proprio per cucire spessori di stoffa molto importanti. Quindi io intanto cucio con il piedino normale, ci vediamo a fine cucitura. Ok, ho cucito anche questa parte. A questo punto andiamo a rigirare il nostro astuccio. Ecco qui, terminato il nostro astuccio. Come potete vedere, sotto è rettangolare. Questo è quello che vi dicevo sulle cuciture. Vedete? Questa è continua, la stessa cosa di qua è continua ed è per questo che era importante far combaciare bene le aperture delle cuciture. Questo è l'astuccetto che ho preparato quest'oggi. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Questo è l'interno, come vedete in questa maniera. Spero che il progetto vi sia piaciuto. E iscrivetevi sul canale di Filo e Stitch se non siete ancora iscritti e attivate la campanella. Seguitemi anche sui social, su Facebook e su Instagram. Ovviamente questo tutorial è nato perché ovviamente ho studiato e seguito altri tutorial simili per creare questo astuccetto. E niente, io vi aspetto come sempre sul canale di Filo e Stitch e ci vediamo al prossimo video. Ciao!